Ciao a tutti, bentornati al TG HR. Anche questo mese di ottobre con Just Knock siamo qui per aggiornarvi su tutte le ultime notizie riguardanti il mondo del lavoro. Partiamo con la prima: lo stipendio può essere legato agli obiettivi di impatto ambientale sul pianeta? Vi parliamo proprio di questo, della sostenibilità, che è un tema che sempre di più interessa tutte le aziende. L'esempio che vi portiamo è quello di ASOS, che ha deciso che dal 2022 l'ammontare dello stipendio dei dirigenti, pensate, sarà legato al raggiungimento del successo rispetto agli obiettivi di impatto ambientale che l'azienda si pone verso il pianeta. La decisione di ASOS è legata al programma Fashion with Integrity, che è attivo dal 2010, e bisogna dire che finora i risultati prodotti da questo programma sono stati davvero molto positivi. L'azienda ha infatti ridotto del 45% le emissioni di carbonio e ha anche aumentato notevolmente l'utilizzo del materiale riciclato per spedizioni e borse portabili. La seconda notizia di oggi riguarda invece la relazione tra social network e lavoro. A partire da ottobre su Twitter, infatti, è possibile utilizzare la funzionalità Twitter for Professionals, pensata per i professionisti che usano proprio questo social per lavoro. Si tratta di una vera e propria piattaforma di personal branding che offre funzioni di promozione rapida e la possibilità di personalizzare il proprio profilo con l'aggiunta di nuovi moduli, quali tra cui quelli che insomma sono appena usciti sono le informazioni di contatto e la sezione shop, da cui sarà possibile acquistare prodotti direttamente dall'app di Twitter. Però per accedere al servizio è ovviamente necessario soddisfare determinati requisiti, tra cui quello di dimostrare di essere una persona reale. Quindi mi spiace, ma niente foto di gattini o di avatar. E bisogna anche essere dei buoni utenti, cioè non aver mai violato quelle che sono le linee guida del social network Twitter. Concludiamo con la nascita del progetto Export Tutor, lanciato dall'agenzia ICE per sostenere le imprese che hanno bisogno di un percorso internazionale. Tutte le aziende che parteciperanno saranno infatti affiancate per 12 mesi da un funzionario dell'agenzia, che le aiuterà sostanzialmente ad avvicinarsi ai mercati esteri di loro interesse, grazie anche al sostegno della rete di ben 78 uffici ICE nel mondo. Come sottolinea Carlo Ferro, che è il presidente dell'agenzia, è un'iniziativa che punta ovviamente ad aiutare soprattutto gli artigiani e le piccole imprese ad aumentare le loro esportazioni verso i paesi di interesse. Anche per oggi è tutto da Just Knock, ci vediamo al prossimo appuntamento con le notizie più sfiziose sul mondo del lavoro. Ovviamente fateci sapere nei commenti quale di queste vi è piaciuta di più.